Poi ha detto una frase che io ho trovato meravigliosa, ho trovato meravigliosa. Noi stiamo cercando di lavorare litigando poco. Questa è una cosa che io ho trovato meravigliosa. Cioè lui, che è l'uomo che non fa altro che litigare dalla mattina alla sera, dice: noi stiamo cercando di lavorare litigando poco. Che è meraviglioso, perché da quando c'è la pandemia, ma più che altro da quando fa politica Salvini, che provoca sistematicamente tutti quelli che fanno politica. Quindi come fai tu a dire che vuoi lavorare e non vuoi litigare? Non esiste, lo può dire forse, forse in alcuni momenti lo può dire adesso Berlusconi, lo può dire sicuramente Calenda, ma non lo puoi dire tu, non lo può dire Renzi e non lo può dire la Meloni. Ma lui lo dice. Poi ha attaccato, anche questa mi fa impazzire, ha attaccato Ricciardi, che non è, come lui sostiene, un consulente di Conte, è un consulente del ministro della Salute, Speranza, e lo ha attaccato. Ricciardi fa parte di Azione, quindi Calenda non c'entra niente col governo, ma è un consulente di Speranza, quindi è un consulente anche del governo. L'ho attaccato perché Ricciardi ha condiviso un tweet in cui si vedono due o tre imbecilli che picchiano un punching ball a forma di Trump. E per questo andrebbe, secondo lui, dovrebbe dare le dimissioni Ricciardi. Cioè uno che è il leader del partito più votato in Italia ha come urgenza quella di zimbellare Ricciardi, non per quello che ha deciso o non ha deciso in tema di pandemia, ma sul fatto che ha condiviso un tweet su Trump, critico nei confronti di Trump. Ma che cazzo me ne fregherà a me di cosa condivide Ricciardi? Si deve dimettere per così poco, considerando quello che scrivi tu su Twitter e quello che condividi tu sui social. Se lui si deve dimettere perché ha condiviso un tweet satirico, più o meno condivisibile, su Trump, tu dovresti veramente essere interdetto dal pianeta Terra. Quindi non farei questo gioco. Ma cos'altro ha detto? Io avevo le mie nonne nelle case di riposo. I morti ci sono ovunque nelle case di riposo. Eh no! Eh no, questa è la tua classica generalizzazione, Salvini, che non dice niente, perché è chiaro che i morti ci sono in tutte le case di riposo, ma in Lombardia, che tu cerchi ostinatamente e abbastanza pateticamente di difendere, ce ne sono stati troppi di morti. E ci sono delle inchieste che tu trovi irrituali e sgradevoli, e hai ripetuto stasera da Massimo, Massimo, l'amico Massimo, posso finire Massimo, posso terminare Massimo, hai ribadito che non si devono fare le inchieste mentre ci sono i morti? Non funziona così la giustizia. Se c'è un'ipotesi di reato, si indaga che ci sia un morto, tre morti, 100 morti o 1.000 morti. E più aspetti, più non puoi avere la contezza piena del capire se c'è stato un reato o meno. E non è assolutamente lecito dire che le case di riposo sono uguali in tutta Italia e che i morti nelle case di riposo sono stati identici in tutte le regioni, perché in Lombardia ce ne sono state troppe e ci sono state delle casistiche molto inquietanti. Perché se come è vero, secondo gli inquirenti, alcuni anziani sono stati dimessi anzitempo dagli ospedali e sono stati fatti tornare nelle case di riposo quando erano dimessi ma non ancora guariti, quella è una bomba a mano in termini di virus, perché hanno infettato tutti quei poveri anziani che erano lì incolpevoli e si sono presi la malattia e magari se ne sono andati. Questo è un grande problema, questo è un enorme problema. Altre cose che io ho trovato surreali. Il capo politico dei 5 Stelle ha chiesto il commissariamento. Non è prima il caso di combattere il coronavirus. Ancora, cioè lui dice: ok, forse abbiamo fatto degli errori, forse abbiamo fatto degli errori nella Lombardia, però bisogna aspettare, meglio aspettare, bisogna aspettare che finisca il coronavirus. E lui ha questa idea molto bizzarra della giustizia. Sta succedendo in tutta Italia. Non è vero, perché la casistica e la quantità purtroppo di morti, le persone che muoiono in Lombardia, sono enormemente più che nel resto della regione, che nel resto del paese. Ed è ovvio che siano di più, perché lì c'è stato Codogno, ci sono stati focolai. Ma la sperequazione è il fatto che tutti, in tutte le altre regioni stiano calando tantissimo i contagiati e i deceduti, mentre non sta scendendo così velocemente in Lombardia, fa supporre che qualche errore è stato commesso. La Puglia come la Lombardia, non ci si aiuta così. Non vuol dire niente questa frase. La Puglia non è come la Lombardia. Se vengono fatti degli errori, la Puglia ha tutto l'interesse a sapere se in Lombardia ancora vengono fatti gli errori. Perché se poi i lombardi dal 4 maggio possono tornare in Puglia e magari infettano la Puglia, a quel punto la Puglia diventa un focolaio. E se la Puglia diventa un focolaio, diventa un disastro, perché la Puglia non si può permettere il focolaio che neanche si è permessa la Lombardia, ma che la Lombardia sicuramente ha potuto gestire male, ma molto meglio di quanto la potrebbe gestire la Puglia. Non è difficile da capirlo anche Salvini, ma sta arrivando il meglio, perché anche questo è straordinario. Non ci sono io dietro il blitz di riaprire la Lombardia. Io
E anche questo fa ridere. Chi sarà stato che 2 giorni fa, ieri, improvvisamente ha detto a Fontana, Gallera, bisogna riaprire tutto? Sono stato io? È stato Travaglio? È stato Gomez? Siete stati voi? È ovvio che è stato qualcuno di molto potente nella Lega. E chi è il più potente nella Lega? Lui dice no, non sono stato io, lo vogliono i calabresi, i pugliesi, i toscani, i campani, i marchigiani, sempre sta lista della spesa che è insopportabile dialetticamente. Lo vogliono gli industriali, i presidi, i professori, i lavoratori, eccetera, eccetera. Le inchieste sono di pessimo gusto? Almeno prima si seppelliscano i morti. Questa è proprio una sua fissa. Cioè lui, secondo lui, le inchieste bisogna farle quando sono finite le persone decedute. Ma non funziona così. Dove l'ha studiata questa qui la legge? Non l'ha studiata, per carità. Ma ce l'ha una minima contezza, una minima nozione di ciò che è legge e di ciò che non è legge? Questo è un leader politico, ragazzi. Questo è uno che sarebbe stato presidente del Consiglio se non si fosse suicidato l'8 agosto, il 7 agosto al Papete. Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Poi ha detto, per capire, cioè per dare la dimostrazione del fatto che il paese è rovesciato, ha dato una notizia che secondo lui era clamorosa, e cioè, ferma lì, attenzione, che, ecco, ferma. Sabato 4 luglio dovrà andare a Catania perché sono stato convocato per un sequestro di persona per lo sbarco di immigrati. La ricordate la vicenda? Quando lui era ministro dell'interno ha impedito per alcuni giorni lo sbarco di immigrati, per questo viene indagato per sequestro di persona. Per lui questo è un oltraggio. In che senso? Nel senso che secondo lui in tempo di pandemia ci si dovrebbe fermare tutti. Quindi lui che è sotto inchiesta, vabbè, stiamo tutti fermi, perché ora c'è l'inchiesta, poi si ricomincia. Ma che ragionamento è? Ma come si fa a ragionare così? Anche questa bellissima. Di Battista vuole la Cina e non l'Europa. Cioè, secondo lui Di Battista avrebbe detto in un post su Facebook e in una lettera al Fatto Quotidiano che non bisogna avere l'Europa, o per meglio dire non bisogna fidarsi dell'Europa, e se proprio bisogna affidare il nostro debito a qualcuno bisogna affidarlo alla Cina. Non ha detto esattamente questo Di Battista, ma... Secondo Salvini, qual è l'errore di Di Battista, che chiaramente citando Di Battista vuole zimbellare e ridicolizzare il Movimento 5 Stelle? Lui dice, è un errore questo, per quanto lui sia tutto fuorché europeista, non mi fido della Cina perché sale l'economia cinese, ed è l'unica a salire in tempo di coronavirus. Il coronavirus viene dalla Cina, quindi probabilmente ce l'ha regalato loro, l'hanno creato loro, perché l'ha lasciato intendere senza dirlo, ma l'ha lasciato intendere. E poi, la cosa meravigliosa, non mi fido di chi non ha la democrazia. E questo, se lo dicesse Gino Strada, io lo condividerei anche, lo troverei totalmente ragionevole, e lo trovo ragionevole, ma mi fa ridere che a dire che lui non condivide, non si fida di coloro che non hanno la democrazia, a dirlo sia Salvini, che ha il poster in camera di Orbán e di Putin, che sono notoriamente Gandhi e Martin Luther King contemporanei. C'è uno che elogia e adora Orbán perché vorrebbe i pieni poteri anche in Italia come lui li ha voluti in Ungheria, e uno che adora Putin come esempio di democrazia e di rilancio industriale, mi dice la Cina no perché non è abbastanza democratica. Ci rendiamo conto, ragazzi, il delirio e il surrealismo che è attorno a ogni cosa che dice quest'uomo.